Sahne Silver Steakhouse? Die Anemone, die man dann... Ja! Cripplegate Lugo. Forse qui troverò un ufficiale degno. Vi chiedo pazienza per un altro po'. Sistemeremo tutto in men che non si dica. Avanti così! Eh? Ecco, tesoro. Tieni duro, Mastro Hamme. Presto potrai proseguire. Sei una specie di pastore, vero? Così può sembrare, sì. Hai bisogno di qualcosa? Chi governa la città? Vorrei chiedere udienza, se possibile. Il governatore, Trigger. Un bravo danese, giunto 4 anni fa. Trigger. Passa gran parte del suo tempo alla vecchia villa, occupandosi di mille faccende. Stow! Avgos vuole la sua parte del raccolto estivo. Pezzente! Eh? Che cosa aspetti? Stavamo parlando. Sentite, i contadini di Mercia hanno già versato il tributo. Se Avgos desidera altro, dovrà farne richiesta. Farne richiesta? Beh, tu intanto puoi dire a quel vecchio mercante... che la sua mela è qui. Vieni a morderla. Quella è di Mastro Hamme, amico. Dai, mordila! Che schifo. Mordila, ho detto! Non capita spesso. Non uccidere nessuno, eh? Ti scuoierò la faccia, Stow! Dio del cielo, combatti come se ti avessero rubato il pane. Anche i tuoi pugni colpiscono duro. Rold, segna i nomi di chi intende pagare la tassa alimentare. Grazie. Dunque, sei qui per vedere il governatore Trigger, vero? Sono qui per parlare con chiunque possa garantire un'alleanza al mio clan. Se sei tu, tanto meglio. Ah, no. È Trigger che cerchi. Io sono intendente di contea di Lunden Occidentale. Preservo l'ordine e la giustizia. Intendente di contea è un nome un po' complicato. No, è il mio titolo, chiedo scusa. Mi chiamo Stow, Stow di Lunden. Molto lieto, intendente Stow. Lunden poggia su spalle robuste. A dire il vero, non sono l'unico intendente. Siamo in due ora, oltre al governatore. Facciamo del nostro meglio. Sono tempi difficili. Portami dal governatore, Stow. Credo valga la pena conoscerlo. E va bene. Comando delegato, gregge custodito. Andiamo da Trigger, dunque. Come devo chiamarti? Castigo dei bruti? Martello danese? Sono Eivor, del clan del Corvo. Abbiamo un insediamento a nord, sul fiume Nin. Beh, sono in debito con te. Sei un degno alleato. Così? Questa è Lunden. La città è retta dai giganti. Così dicono. È un luogo antico e violento come tutti. Ma i suoi misteri mi appassionano parecchio. Sono cresciuto qui. Ho imparato le scritture degli apostoli a Lundwich. Il sobborgo sassone oltre le mura occidentali. Non sei un prete, vero? No. No, mi hanno solo cresciuto. Bastardo spiantato. Ma ho fatto molta strada. Da bastardo spiantato a impavido intendente di Lunden. Beh, è Trigger che ha visto qualcosa in me. Mi ha certo giudicato per le mie origini. I suoi due fiduciari siamo io e un soldato danese. Di nome Erke. Erke è un orfano dell'ultima orda vichinga insediatasi in Lunden. Due o tre anni fa, sì. Grazie. Aspetta. Qualcosa non va. C'è
C'è odore di morte. Il sangue è fresco. Erano bravi uomini. Cos'è successo? Dio, no! No, no, no! Solo 3 frecce per ucciderlo. Le altre 12 erano solo un insulto. Signore, accogli questi uomini e fa risplendere su di loro la tua luce perpetua. Non ci servono stranieri, Stow. È una questione privata. Non c'è motivo di diffidare. Eivor mi ha difeso in una rissa a Cripplegate. Gentaglia della guarnigione. Devi essere una vera furia per tenere testa a quei maiali. Dobbiamo catturare quegli uomini, Stow. Tutto questo deve finire. Se avessi ancora la testa, lo chiamereste Trigger, vero? Il governatore. Dio del cielo, è morto. Abbi un po' di rispetto. Andremo d'accordo, io e te. Tu devi essere Erke, il secondo intendente. Erke Boldilson, sono io. Mi stai dicendo che quest'asino mi ha dato del secondo intendente? Primo della città orientale. E uomo a cui affiderei la vita. Stow non è bravo a giudicare le persone. Erke, lui è Eivor. Doveva incontrare Trigger per stringere un'alleanza con il suo clan. Ti avrebbe accolto con gioia. Aveva fiducia negli altri. Gli è stato fatale. Trovato niente? Sono appena arrivato. Gli assassini hanno lasciato una lettera sul cadavere. Darò un'occhiata. Trigger era sempre circondato da guardie. Come si sono avvicinati a lui? Conosceva gli assassini. Abbastanza bene da non sospettare. Questa lettera. Volevano che la trovassimo. Da Roma giunse un ordine di eretici che veneravano reliquie di un tempo prima di Cristo. Ci aveva parlato di questa lettera, Erke. Disse che conteneva gravi notizie su Lunden. Avverte di 3 pagani che si sono infiltrati a Lunden. I colpevoli, suppongo. Conosceva gli assassini. Abbastanza bene da non sospettare nulla. Gesù bene. Potrebbe essere... Era il governatore della città. Strumenti da cerusico, affilati e precisi, per tagliare facilmente. Li avranno usati per separare la testa di Trigger dal corpo. Nello scrittoio di Trigger. Oh, sì. Il vecchio amava volare di fiore in fiore. Non lo sapevo. Non credevo. Non voleva che lo sapessi. Era un suo segreto. Non riesco a farmene una ragione. Trovato niente. Oltre a sangue sufficiente per affrescare la città? No. Fine di quest'uomo. Aspettate, ha qualcosa in mano. Non è il sigillo di Trigger? No, sembra avere origini romane. L'avrà trovato su una lettera. Doveva avere grande importanza per questa guardia. Se l'ha stretto anche nella morte. L'avranno ucciso per questo. Tre paia di impronte. Due normali. Ne una enorme. Credo di avere un'idea precisa di cosa sia accaduto qui. Trigger è stato colpito da seduto, forse mentre leggeva la lettera. Una delle guardie ha preso il sigillo e ha provato a fuggire. Ma senza fortuna, un secondo assassino l'ha trovato. Lo ha condannato il cappio, stretto dall'uomo più grosso. Un terzo ha strappato gli occhi. E poi la testa di Trigger. È simbolico, forse. La testa del capo, gli occhi delle guardie. I colpevoli sono spavaldi. Questa strage è un messaggio. Sono usciti insieme. 3 serie di impronte che tornano in giardino. La lettera cita 3 eretici, indicati solo da soprannomi. La sanguisuga, la freccia, la bussola. L'autore si firma come un povero soldato di Cristo. Povero soldato? Strano nome. 3 nomi, 3 assassini.
come hai detto tu. Per Baldr, può essere chiunque a Lunden. Di chi fidarci? Solo dei presenti, temo. Forse nemmeno, finché non sapremo altro. La freccia è descritta come un combattivo invasore danese. Sono in molti a Lunden. La sanguisuga viene dal Wessex, così come tanti altri a Lunden. E la bussola, un capitano franco. Meno comune, ma non mi sovviene nulla. Cos'è questo simbolo? Devo averlo già visto al Tempio di Mitra. L'ho superato venendo qui. Tempio di Mitra? È una chiesa? Una chiesa? Cielo, no. Mitra era una creazione pagana. Un presunto dio adorato dai soldati che fondarono questa città. La nostra città ormai brulica di codardi. Presto saremo noi a cadere, se non fermiamo quest'istigazione all'odio. Te l'ho detto, questa città risponde a sangue e potere. Così andrebbe guidata. Non posso lasciarlo così. Lui... Io devo... Lascia che se ne occupi la chiesa, Stowe. No. No, devo farlo io. Lo preparerò per il giudizio. Lo capisco. Prendi solo un po' d'aria ogni tanto. Non si respira qui. Andiamo, Furia? Affidate le guardie! Alle armi! Difendete Trigger! Beh, ora tutti sentiranno la puzza di questa fetida faccenda. Sei libero di esplorare il tempio, Aiden. È a est di qui. Ora devo comportarmi da Aiden. Vani, se gli intendenti dovessero ripensarci, dovrò sventrare. Se gli intendenti dovessero ripensarci, dovrò sventrarli e mettere un fantoccio sul trono di Lunden. Ma Stowe sembra un bravo uomo. Mi fiderò di lui. Solo ha potere sugli altri. Ha ordinato alla freccia di reclutare arcieri in un mercato a ovest. Lo visiterò. Strumenti da chirurgo, di rara fattura, come quelli della villa. E qui c'è una lettera, un pagamento per l'opera di un favore. Messaggi tra la sanguisuga e la bussola. Cure, eviscerazioni. La sanguisuga è perversa, ma è la bussola a comandare. Sto solo dicendo che bussare a qualche porta sarebbe utile. Trigger non è stato ucciso perché tu possa piantare degli alberi e riparare qualche tetto di Lunden.
Non sembra più un banchetto per i corvi. Eivor, spero che tu abbia trovato qualcosa. Alcune pergamene. Messaggi tra i membri di una società segreta. L'Ordine degli Antichi, a quanto pare. Ordine degli Antichi? Non credo di saperne nulla. Qual è il loro scopo? Spiegarlo richiederebbe tempo. Ma sappiate che sono qui per ucciderli. A Lundan pare comandi la bussola. La freccia e la sanguisuga lo assistono. Nomignoli e ordini segreti, che fesserie. Da dove cominciamo? La freccia è un danese che conosce la battaglia. Il nome suggerisce che sia un arciere. Scommetto che è lui a seminare discordia tra i danesi rifugiati a Lunden. Al posto suo mi confonderei tra i miei ranghi, circondato da altri soldati. La freccia ha l'ordine dalla bussola di reclutare i soldati in un mercato a ovest. Credo di sapere dov'è. La sanguisuga ha bisogno di carne. Ha fatto richiesta di schiavi, ma non so perché. Abbiamo trovato parecchi corpi al molo di recente. Ma non solo di schiavi. Alcuni dispersi sono stati ritrovati, in luoghi diversi, fatti a pezzi. Buon Dio, Erke! La bussola è un mistero. È citato spesso, ma non ho altri indizi. Hai detto che è un capitano franco, vero? Per trovarlo, dovremmo sorvegliare le navi che viaggiano sul Tamigi. I capitani sono girovaghi. Forse se ne sta zitto, lontano da qui. Può darsi, ma urlerebbe se gli mozzassimo le mani. Oh, sei uno stratega diabolico! Uccidiamo la freccia e la sanguisuga, poi attendiamo. Sarà la bussola a trovarci. Non perdiamo altro tempo. Troveremo la freccia e la sanguisuga. Ucciderli costringerà la bussola a tornare. Stowe, ci vediamo al mercato occidentale. Contaci. E io andrò al molo. Altri corpi aspettano di essere ripescati. Forse è opera della sanguisuga. Che Dio sia con noi. Andate in suo nome e con la sua protezione. Do il benvenuto al mercato occidentale. Un uomo di legge può suscitare tensioni in una piazza simile. Perché non nasconderti? Nascondermi? Non se ne parla. È bene che le persone mi vedano a caccia. E una volta trovata la freccia, l'ordine deve sapere che colpiremo anche la sanguisuga e la bussola. Qualche voce sulla freccia e le sue reclute? Forse sì. Qui intorno un uomo consegna una moneta. La moneta dà accesso a una sfida gestita da uomini della freccia. Che uomo, ne vedo molti qui. Sa confondersi bene. Oggi non l'ho ancora notato. Lo cercherò, tu non muoverti. Eivor, come ti è sembrato? Sospetti che sia coinvolto? Non lo so. Chiunque abbia ucciso Trigir era un suo amico intimo e... Erke ha trovato il corpo. Conosco bene Erke e non voglio pensare che abbia compiuto un atto così vile. Ma... Dunque non farlo. Sì, certo, prima di condannarlo. Perdonami. Ultimamente ho pensieri inquieti. Sono un intendente da tempo. Batto per la giustizia di Dio. Ho rinunciato ai piaceri terreni per servirlo. Ma... Non potresti rinunciare al tuo amico Erke? No. Non credo che potrei. Parlare fa bene, dà sollievo allo spirito. Rischiara la mente e libera il cuore da un peso. È vero. Grazie del tuo tempo. Presto troverò una di quelle monete. Sarai qui. Mi troverai alla chiesa di San Paolo in fondo alla strada. Dio sia con te. Cosa si è scatenato? Ecco fatto.
Su questa moneta c'è un'immagine dell'anfiteatro di Lunden. Cosa intendi fare? Scoccare o guardare? Sei in cerca di abili arcieri. Ne hai trovato uno. È una gara privata. Solo suo invito. I due uomini maneggiano queste monete come fossero rovente. È sufficiente? Per ora può bastare. Ma dovrai mostrarmi come maneggi quell'arco se vuoi proseguire. Vuoi fare un turno di allenamento? Ho fatto pratica a sufficienza. Iniziamo. Hai molta voglia di gareggiare. Preparati. È una sfida molto semplice. Colpisci i bersagli prima che scada il tempo. C'è un nuovo sfidante. Un norreno dalle selvagge terre di Mercia. È il nostro campione in carica, Zair. Bene. In posizione. Archi pronti. Frecce scoccate. Via. C'è per te. Se un pezzo di giù, tarrete a scelte. Centro perfetto! Sta barando! Sta barando! Era un... Eivor conduce la sfida! Hai una mira incredibile! Come non ne vedevo da tempo! Bel colpo! Oggi hai guadagnato un posto al fianco della freccia. Sarà ansioso di conoscerti. Va all'arco imperiale e parla con il nostro uomo, Pussa. Recita la frase che il padre della comprensione ci guidi. E saprà chi sei. Sei tu, Pussa? Sì, chi lo vuole sapere? Che il padre della comprensione ci guidi. E che la madre della saggezza ci dia forza. Resta dove sei. E cerca di fare bella figura quando la freccia si avvicina. Amici! Fratelli! Brava gente di Lunden! Sono stati giorni difficili. Dei vili invasori hanno razziato la casa del governatore e l'hanno privato della vita. Trigger, mio amico, mia guida, macellato come un cane, da stranieri, dal nemico. Dovremmo affidarci ai suoi intendenti. Sangue per Odino! Padre! Forza! Incoccare! È cosa ardua innalzare la peccia della città a guerrieri. Puntare! Non li hai innalzati. Li hai solo resi prigionieri della paura. Scoccare! Prima ondata! No! Ho dato loro disciplina! Ho dato loro uno scopo! Ho mostrato loro il nemico! Scoccare! Seconda ondata! Ero la freccia della loro rabbia. Senza un nemico da divorare, divoriamo noi stessi! Egli dice il vero. Un uomo senza nemici sconfigge solo se stesso. Assolviti quanto vuoi. Sei solo un regicida e un codardo. Scendi dal tuo scranno. Al mio posto avresti fatto lo stesso. Puntare! Scoccare! Ah!
Odino sa già chi si prende. Ah! Sei vivo. Sia lode a Dio. Non sarà certo un pugno di bambocci con archi appena levigati a fermarmi. La freccia era un ragazzo. Un uomo col cervello di un ragazzo, un certo Avgos. Avgos? Non può essere. Posso tornare con la sua testa su una lancia, se non mi credi. No, non hai motivo di mentire. Ma Avgos è un amico. Non aveva ragione di uccidere. Vedeva Lunden come un focolaio di ira. Temprasse i suoi uomini più giovani. Forse ho ignorato ciò che non volevo vedere. Ambizione, avidità, rabbia. L'odio di un solo uomo si può scorgere, ma l'odio di molti è come il fumo che pervade una stanza. Potere. Gli uomini lo bramano e vi si aggrappano a ogni costo. È così, ma non offre conforto, se il prezzo della gloria è il sangue dei tuoi cari. Ora che Avgos è morto, mi dedicherò alla sanguisuga. Erke dovrebbe essere al molo. Lo troverai ad aspettarti. Se la bussola si farà viva, lo saprai. Sarò alla chiesa di San Paolo, in attesa di notizie. Fa attenzione, Furia. Opera della sanguisuga. Sì. Cadaveri a non finire. A quanti cadaveri siamo? Ne hanno trovati una ventina. È di certo opera della sanguisuga. Ne sei certo? Al posto degli occhi hanno nere caverne vuote. Come le guardie di Trigger. Passeranno centinaia di persone ogni giorno qui. Nessuno ha visto gettare i corpi. Siamo sulla riva del fiume. È il crocevia di tutti i misfatti della città. Sto ha visto cose simili. Non succede solo qui al molo. Come sta quel cuore tenero? Sono in pena per lui. Tenero, ma indomito. Mi ha aiutato a trovare Avgos. E mi basta. Avgos. Avevo dei vaghi sospetti su quella bestia. Dovevo agire. Hai sospetti anche sulla sanguisuga? Erke! Dimmi che non era lei! Non era tua figlia, cara Ghida. Respira. Oh, grazie a Freya! Avevo il terrore di trovarla qua giù. Lavora per un fabbro che le affida delle consegne al molo. Spesso durante la notte. È una cosa ignobile. Quando è scomparsa? Qualche giorno fa se n'è andata dopo il tramonto. La mia Regn non è più tornata. Ah, dei, quanto vorrei rivederla. Non la vedo da due giorni e temo il peggio. A Lunden bisogna sempre temere il peggio. Che tipo di lavoro svolgeva? Piccole commissioni. Portava le consegne, riceveva argento e ritornava dal fabbro. Sai il nome del fabbro? No, ma vorrei saperlo. Gli strapperei le orecchie e anche le palle. Ricordi nient'altro? Una volta una vicina mi ha detto di averla vista che si aggirava sotto il ponte di Lunden. Ho temuto il peggio. È un buon punto di partenza. Grazie, Ghida. Un fabbro sospetto, una ragazza scomparsa. È una buona pista. Il ponte di Lunden a notte fonda. Vale una visita. Bene. Rimarrò qui a controllare la situazione. E ricorda, Eivor, non abbassare la guardia da queste parti. Credi forse che potrei? Meglio seguirlo. Vediamo dove mi porta. Ah.
idiota non può affrettarsi. Questo è il posto? No. No, ancora non ci siamo. Non devo essere visto in quest'area. Un'occhiata. Cosa si è scatenato? Cosa non va? Hai i soldi che mi devono? Ah? Chi cazzo sei? Sono un amico, Oya. I tuoi soldi li ha il ragazzo. Che cosa hai a che fare con lui? Lo tengo al sicuro. Temeva di essere seguito. Ah, sapevo che era un debole. L'altra ragazza, invece, lei sì che era fatta di ferro. Che le è successo? È stata male giorni fa. L'ho mandata dalla buona sorella Frideswid, la guaritrice. Sorella Frideswid? Hai ossa rotte, foruncoli sul di dietro, perdite di sangue. Ti rimetterai in sesto. Le serviranno molti strumenti per operare. Sì, le servono. E li ha. Lei mi chiede ciò che vuole e io le forgio ciò di cui ha bisogno. No, da adesso non più. Allarme! È un altro clan! Solo un altro. Ho quasi finito. Ora basta. Ah, sei tu.
Per tutte le vite che prendiamo, cara sorella, io e te siamo uguali. Un vero carnaio. Ormai ho perso il conto. Suppongo di essere stata avida nelle mie ricerche, non certo per incuria. Gli antichi, gli arbitri, ci hanno fatti di pezzi fragili. Facili a rompersi, difficili a sanarsi. Dobbiamo perfezionarci. Dovremmo essere più forti, veloci, intelligenti. Io potevo riuscirci, potevo renderci migliori. Siamo sangue, ossa e spirito, Fridaswind. Siamo già perfetti. Hai degli occhi davvero stupendi. È finita, vero? Le hanno rimosso gli occhi. Temo che sia la ragazza scomparsa, Regna. Ho finito. Ah, la sanguisuga è andata. Sai il suo nome? Una suora, di nome Fridaswind. Cosa? La buona sorella? Non può essere, era una santa, una guaritrice e... Ah, dei! Altra merda per questi giorni di merda. E tutto per questo. Segreti della forma umana. Così salvava vite. E le spezzava. Saranno soltanto i deliri di una pazza. Non ogni problema ha facile soluzione. Certo, è vero. Mi sono fatto un nome cercando soluzioni. Saprò conviverci. Queste sono le sue. Appunti di idee e scoperte malate. Sono tutte qui. Vorrei bruciare quel dannato libro. Trovi sia giusto? Contiene cure per tutto, dai foruncoli alle ossa rotte. Meglio conservarlo. Ci battiamo per salvare i nostri cari, ma le vittorie chiedono sangue. Questo libro è il campo di battaglia della buona sorella, il suo regno. Forse hai ragione. Non possiamo resuscitare i morti, ma il loro sacrificio ha un valore. Se mi cerchi, mi troverai alla chiesa di San Paolo a indagare sulla bussola. Grazie di tutto, Furia. Gente scontrosa qui fuori. Eivor, stavamo... Non ti abbiamo visto entrare. Siete stati fuori? C'è uno strano fermento nelle strade. Ho sentito le grida. Le morti di Avgos e Fridaswind provocano rabbia. Speriamo che anche la bussola sia tra di loro. Non ne dubito. Ma siamo pronti? È tempo di pensare alla bussola. Riuniamo le informazioni e mettiamole in ordine. Bene. Il dardo è spezzato. L'immonda sanguisuga giace dissanguata. E ora, lupi nell'ombra, attendiamo il maestro d'acque e la sua vendetta per i caduti. Bene, bene. Sembri ispirato dall'idromele di Odino. A cosa pensi, Stu? Sappiamo che la bussola è un marinaio, un capitano franco.
E non apprezzerà sapere che il suo scafo ha una falla, per così dire. Con la sanguisuga e la freccia morte reagirà, ma non sappiamo dove né quando. A parte ciò, è un uomo invisibile. Un codardo, a mio parere. Bruciate all'inferno, intendenti! Siamo in trappola! C'è un'altra via d'uscita! La torre! C'è una finestra che non possono raggiungere! Salgo io! Voi cercate un'uscita! Eivor! Raggiungi la torre! Le norme tessono per noi, Stone! Andremo ancora a lungo! Forza! Alla fine. Andiamocene da questo inferno! Ho visto la città dal tetto. C'è una nuova flotta nel porto. La bussola. Bastardo. Se usassimo le spingarde costruite da Argus, potremmo scatenare una pioggia di frecce sugli invasori. Io dico di aggirare l'armata e raggiungere le navi. Se mozziamo la testa della bestia, gli uomini dell'ordine saranno vulnerabili. Concentriamoci sulla bussola. Uccidiamolo e la battaglia è vinta. Posso condurti da lui, tra i giunchi, come il Mosè di Stowe. Comunque vada, questa storia avrà fine. Che Dio guidi le nostre spade e ci protegga. Fa attenzione, mia coscienza. Ci rivedremo presto. Puoi contarci. Seguimi. Conosco una via che ci porterà al mondo. Riusciremo ad aggirarli. Andiamo! Vi prego! Non riesco a uscire! Aiuto! Per favore! La porta è bloccata! Prenditi e muori! Bruciate ogni cosa! Thank you.
molo è in fiamme! Da questa parte è una via più sicura. Cercherò di coprirti. Così è lui la bussola. Grande tanto da guardare un oceano. Bruciare ciò che non puoi possedere. Una scelta infantile. Al diavolo, Lunden. Boudica ha fatto bene a darla alle fiamme. È un porcile fatto di mattoni. Ma è meravigliosa, avvolta dalle fiamme. Regnerai su queste ceneri ora? Imporrai alla gente i tuoi capricci e i tuoi voleri? Hai molto potere qui. Potere che hai guadagnato. Il mio lavoro a Lunden è finito. Termina con la tua morte. Lunden è solo l'inizio. Il mio ordine può giungere molto più lontano delle tue piccole barche. Non dimenticare, Trigir, amico mio. Un uomo di mare può avere ricchezze e gloria. Ma sarà sempre in balia delle onde impetuose. Noi siamo quell'uomo. Eccoti qui, il guerriero a cui dobbiamo la nostra fortuna. Come sto? Mezzo annegato e mezzo bruciato? Né l'uno né l'altro. Sangue sulla spada ti dona parecchio. La bussola è morta. Sta a voi seppellire o ricostruire la città. La ricostruiremo. Rinforzeremo le mura, riuniremo le famiglie. E credo che useremo meno legno e più pietra. Sei inopportuno, Erke. Vorrei un momento per pregare. Lo faremo insieme. Ci rivedremo, ma confido che accorrerete in mio aiuto se lo chiedessi. Eri in cerca di un amico qui a Lunden. Beh, ne hai trovati due. Sì, Furia. E ti meriti questo. Un bracciale d'argento per te, Eivor. Apparteneva a Trigir, prima che me lo donasse. Direi che ora hai il diritto di indossarlo. È un onore, Erke. Lo porterò con orgoglio. Lunden è con noi, e l'ordine è stato spazzato via. Bene, Hitam ne sarà felice. Dovrei parlare con Hitam. Vorrei vedere la Dunque ora c'è Olbert nello Shropshire. Sì,
ed è in una situazione difficile. La contea è consumata da una lunga guerra con Rodri, re dei Britanni. Ceolbert vuole negoziare una pace con i Britanni dell'Ovest, un compito arduo per la sua inesperienza. Spero abbia fatto tesoro dei tuoi insegnamenti. Già, ma credo sia meglio controllare le trattative. Se Ceolbert porterà a termine il suo compito, avremo un'altra alleanza. Mi dirigerò nello Shropshire. È un bene. Lui e Ivar dovrebbero essere a Quatford. La troverai lungo il fiume Efonafren. Se Ivar è con lui, è meglio che ci sia anch'io.